questa manifestazione è stata preparata veramente nel giro di 7 giorni. E 2 giorni fa ho telefonato a Sabina Guzzanti, non l'avevo mai incontrata, la conoscevo ovviamente come la conosciamo tutti e come la apprezziamo tutti, ma non l'avevo mai incontrata. Gli ho chiesto di venire a darci un saluto, mi ha detto che non avrebbe potuto fare una cosa molto lunga perché sta preparando un film sulla trattativa, tramite il quale abbiamo saputo tante cose dell'Aquila, tanta gente che non sa, che non conosce, sa fare qualcosa su questa trattativa attraverso questo film di Sabina. Ecco, Sabina è venuta solo a darci un saluto e nient'altro, ma io credo che di questo saluto la dobbiamo veramente ringraziare e per questo la abbiamo. Grazie. Grazie Ciccio, davvero per il passaggio che sto appunto lavorando un po' tanto e non posso aggiungere nulla a quello che hanno già detto il Travaglio, Panellaro, quello che dirà Marcolino, quello che ha detto Salvatore Borsellino, insomma ho studiato ma ne sanno molto più loro, sono sicuramente d'accordo con il fatto che il Presidente della Repubblica non possa difendere e mettersi in mezzo in un'indagine, ma soprattutto penso che questa manifestazione sia importante nel caso in cui questa vicenda dovesse venire strumentalizzata per ostacolare il processo sulla trattativa, che invece noi speriamo che si faccia, che finisca anche e che si concluda con una sentenza decente, cosa che in effetti non capita mai in questo paese, però una volta tanto una sentenza anche vagamente verosimile ed equa sarebbe interessante, una sentenza storica, perché appunto quest'idea che questo sia un processo che forse sarebbe più adatto per scrivere un libro di storia o per scrivere un film, mi sembra abbastanza adatto effettivamente, ma anche se i processi dovessero servire a chiarire dei pezzi di storia, secondo me sarebbe anche un utilizzo più interessante, laico e democratico del tribunale, perché penso che appunto sia più importante che in tribunale si stabilisca la verità piuttosto che si mandi della gente in galera, che onestamente non è che almeno dà tutta questa soddisfazione. E poi appunto se si dovessero mandare le persone in galera per la trattativa, per quello che ho capito dovrebbe andare in galera mezzo Stato italiano, quindi alla fine che si mandi in galera simbolicamente 2 o 3 è una magra soddisfazione, invece che si ricostruisca un pezzo della nostra storia e che arriva appunto al colpo di Stato bianco di Berlusconi, di cui abbiamo sofferto le conseguenze per tanto tempo e di cui ancora le soffriamo, questo penso che sarebbe che ci appagherebbe un po' di tutto quello che abbiamo sofferto e di tutte le ingiustizie e brutture che abbiamo dovuto inghiottire in questi anni. Arrivederci, grazie a voi per essere sempre presenti. Grazie. Ringraziamo Sabina e aspettiamo con ansia il suo film, perché come ci ha detto tante cose, ci ha fatto conoscere tante cose sull'Aquila, sicuramente per questo aspettiamo con ansia il suo film sulla trattativa. A questo incontro io non ho potuto...